Benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Goccigno 98. Oggi siamo qui su Pokémon gioco di carte collezionabili Oline ragazzi. Che cos'era questa intro molto molto ambigua? Non lo so, ma va bene così. Ragazzi, siamo tornati su una serie riscoperta, ragazzi, che non portavo da tempo, ovvero il deck sbustato. Questa volta invece che con Sole e Luna lo andremo a fare con Sole e Luna Guardiani Nascenti, il che è più intrigante perché le carte di Sole e Luna le conosco ma non troppo. Ma comunque io passerei subito al succo del video perché se no viene troppo lungo. Ma prima di tutto io, Coccigno 98, oggi è 29 maggio e ieri era il 28 maggio. Raga, io voglio salutare una persona molto importante per me, che non è un iscritto, bensì è Francesco Dotti. Capità, mi mancherai, capità. Te lo dico, mi mancherai. Manco me la riesco a immaginare una Roma senza di te. Mi mancherai, capità. Ma comunque, passiamo subito al video, ragazzi. Perché ci potrebbe essere roba interessante. Qui abbiamo i nostri 5 pacchetti di Sole e Luna Guardiani Nascenti. Eccolo qui. E andremo a spacchettare subito il primo, ragazzi. Primo pacchetto di Sole e Luna Guardiani Nascenti. Andiamo a vedere. Ok, nulla di interessante. Distintivo acqua, che comunque è molto buono. Una carta rara, la carta rara di questo magnifico pack opening, fantasticamente fantastico! È un incre... Sta registra? Oddio, non è! Tabulele, raga, non ci voglio credere! Oddio, raga! Cazzo sì, ragazzi, Tabulele, siamo a quota 2 Tabulele, grandi ragazzi, 2 Tabulele. Vai così, vai raga, vai, non è scambiabile, sì, lo ammetto, è un dispiacere. Però raga, 2 Tabulele, 2 fottuti Tabulele, utilissimi d'altronde. Mamma mia, nemmeno, mamma mia, 2 carte rare, la prima. Buongiorno signor Chiellini, e la seconda carta rara. Orio Corio. Ok, ci stava un Orio Corio dopo un Tabulele, devo ammettere, ci stava. Ma comunque adesso una carta rara, una GX Ghost Garbodor. E se facessi un mazzo Garbodor Lele? Ok ragazzi, siamo giunti all'ultimo pacchetto, ragazzi. Ultimo pacchetto, andiamo immediatamente a scartare e vediamo cosa si nasconde all'interno di questo pacchetto. Oltre a Wishy Washy, una carta rara. La carta rara di questo pacchetto è Dabucoco GX. Mamma mia ragazzi, mamma mia, Che spettacolo. Ok ragazzi, confermo, andremo a fare il deck di Garbodor. Sì, andiamo a fare il deck di Garbodor e magari ci mettiamo in mezzo qualche lele, ok? Ci vediamo dopo, belli regà. Ok ragazzi, il mazzo lo sono andato a creare da solo. Allora, dove lo possiamo trovare? Eccolo qui. L'ho chiamato Garbo, cioè volevo chiamarlo Monnezza, però praticamente ho detto vabbè, visto che è un mazzo diciamo precario, chiamiamolo così, diamogli il nome così basilare, poi magari se funziona ci potrei fare un pensierino. Comunque raga, ho fatto un mazzo di Garbodor, però non posso iniziare così. Ho fatto un mazzo di Garbodor e ci ho messo dentro ovviamente anche i Tabulele, cioè perché ne avevo trovato uno full art e oggi ne abbiamo trovato uno regular,
E quindi tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. Comunque, un mazzo molto ambiguo il suo con Darkrai e Mewtwo X di evoluzioni. Il che mi lascia un po' perplesso, perché questo è molto lento da caricare e questo ha bisogno di energie ausiliarie, quindi niente, cioè mi lascia molto niente. Comunque andiamo a usare subito Birch, ti prego, testa per l'amore del cielo, testa. Ok, not bad, really not bad. Ok, giochiamo il nostro Tapulele. E ci andiamo a prendere eccola qui, Anemone, non la trovavo. Per poi andare a prendere, ma non ce l'ho messe le level ball, comunque, mannaggia, raga. Allora non dovevo prendere questa. Non dovevo prendere Anemone. Ma andiamo a giocare la Ultra Ball da questo punto e a buttare via Barella, che tanto ce n'ho altre. E cerca sfide, raga. Cerca sfide. Sì, butto cerca sfide. Qui lui già ha usato uno strumento, il che non è male. Mettiamo un Trubbish. Gli diamo un ben da scelta. Ci prendiamo a questo punto anche o Platan Birch. Io direi di andare a scartare tutto, anche se avevo preso poi questa Anemone. Ma va bene, vedremo cosa poi potremo fare. Allora, passiamo il turno, vediamo il nostro avversario che cosa farà. Ok, giustamente dà un'energia a Darkrai, tra l'altro buio, perché così gli si potenzia l'attacco. Elisio sicuramente mi prenderà Trubbish. A questo punto sì, lo evolvo, ma così un po' forzatamente, perché raga, essenzialmente questo crepa. Basta un altro attacco e crepa. Comunque, i Trubbish a quanto pare non ci mancano, eh? Non ci mancano. Diamo un'energia qui e andiamoci a prendere un altro. Aspetta, lo potevo fare dopo. Effettivamente, ragazzi, lo potevo assolutamente fare dopo. Lui quante carte ha? Una. Tocca scartare per forza così. La vedo molto grigia, ragazzi, questa partita. Lui ha un deck che comunque, boh, è un po' ambiguo. Io leverò 20. Quanto levo? 30. Dovrebbe usare più strumento, ma a quanto pare strumento non le usa. Eccone un'altra. Questi sono 40 danni, buono, non si buttano. E ovviamente il nostro Garbodor fa la fine che deve fare. Io adesso metterò Shaymin in avanti. Sì, voglio mettere Shaymin perché ha la pietra lieve, il che mi rende felice. Diamo un'energia a Lele, perché è giusto così, raga. Però vedi, potevo attaccare. Però vedi, potevo attaccare con Lele. 2, 4, 6, 8, 10. Meno 20, 8. Vabbè, gli infliggevo comunque poco, eh. Adesso mi serve un qualcosa per pescare. Posta allenatori, dai. Spazzacampo? Non mi serve? No, non mi serve. Mappa città. Raga, questa partita la vedo molto grigia. Lo ammetto. La vedo molto grigia. Andiamo a infliggere 80 danni a questo qui. Con Lele. A 100. Perché 100 non lo so. 2, 4, 6, 8, 10. E lui c'ha la resistenza. In teoria dovevo infliggergli 80. A quanto pare non ha funzionato la resistenza, il che mi rende abbastanza felice. Però va bene così. Allora andiamo a buttare giù questo Darkrai. Neanche ora ha funzionato la resistenza. Vabbè, magari sbaglio qualcosa io. Comunque, Platan e Garbodor. Garbodor lo vado ad evolvere e con Platan, ovviamente, ragazzi, pesco. Comunque, vedo che sta giocando pochissime, veramente pochissime strumento. Il che mi dispiace. 2, 4, 6. E invece a questo. Aia. 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 Assolutamente, raga, aia. Assolutamente aia. Non ci voleva.
Comunque, andiamo cerca sfide. No, lo butto, mi dispiace, cerca sfide. Peschiamo, peschiamo. E qui ci prendiamo. Bah. Superamo. E lo giochiamo anche, dai. Giochiamo superamo, ributtiamo tutto dentro. No, l'energia no. Andiamo ad evolvere l'ultimo Trubbish, che poi alla fine non è servito perché stiamo giocando con Tauros, il che mi dispiace. Comunque, quanto infligge? 30, 3, levati, 3, 6, 9, 12, 15, 16. In teoria Lele non dovrebbe morire. Allora avevo fatto bene i calcoli. Andiamo a infliggere 80 danni e vediamo come va. Comunque, non funziona qui la resistenza, c'è un bug del gioco. Questo mi fa piacere perché sta agevolando me, quindi... Ah, questa è brutta. Ti prego, svegliate subito, proprio immediatamente. Porca puttana. Andiamo a pescare 9 carte con Acromio. L'unica cosa da fare. C'era arrivata per dindirindina. Una pietra lieve. Nulla. Lui non ha roba. Cerca sfide, ma... Così tanto per, raga. Questa è grigia purtroppo, ragazzi. Quante... Due. Mamma mia. Cioè, come fai a non usare le carte strumento? Però giustamente vinci, finché vinci. No, non ti do tutti i torti, ecco. Vabbè, raga, questa è persa. Magari ne andremo a fare un'altra dopo. Però mi sa che questa missione è fallita clamorosamente, il che mi dispiace. Abbiamo trovato l'unica persona che gioca tutti i Pokémon X che c'ha a caso, raga, a caso, perché li sta giocando veramente a caso. E non gioca carte strumento. Il che è cattivo. Anche questo N è molto cattivo. Molto, molto cattivo. Questo è il secondo Elisir Max, ma 2, 4, 6 non vanno bene. Cioè, sono pochi 60 danni. Sono veramente pochi. Andiamo di Tauros, raga. L'unica proprio cosa che possiamo fare. Poi magari, ditemi che cos'è che ho sbagliato nel mazzo. Io dopo ve lo vado ovviamente a illustrare. E magari ditemi che cosa potevo mettere barra togliere. Comunque, raga, vi ricordo che io questi mazzi li faccio molto molto velocemente. Cioè, nel senso, va bene tutto, però sono molto veloci. Cioè, li faccio molto velocemente. Quindi non vado troppo a cosa mettere e cosa non mettere. Diciamo che spesso viene fuori un mazzo for fun. Ecco. Comunque, raga, gli tiriamo dentro quel Mewtwo che magari ci può... Boh, non lo so, raga. Far guadagnare tempo? Non ne ho idea. Non ne ho idea come andrà a finire questa partita, ma la vedo... Cioè, raga, sta partita è persissima. Veramente persissima. Giustamente lui può prendere le energie da qui, che ne ha un borto. Un borto, invece che un bordello. Volevo dire un botto, un borto. Vabbè. Cerca sfide, prendiamo boh, Acromio. Raga, 9 carte, ce le prendiamo. Che butti. Certo, però, raga, mi dispiace aver failato la grande. Spazzacampo che manco segna carte, niente, proprio. Zero, raga, zero. Mamma mia, che schifezza. Questo deck è veramente fatto a caso. A casissimo. Comunque, 70, 140 e gli vado a scartare un'energia, quasi quasi lo faccio. Però lui c'ha 120 di vita. Con lui 3, 6, 9. Mi sciotterebbe. Con lui, de più pure. Quindi, boh, rimaniamo con lui e vediamo come andranno a finire le cose. A detta, quindi c'è proprio zero. Assorbi energia. Potrei prendere questo Mewtwo e metterlo dentro. Allora, raga, in teoria dovrei shottare questo Mewtwo. In teoria. In pratica non lo so. Perché tutto può essere. Il che mi lascia pensare.
Perché se non lo sciotta. Ok. Adesso in teoria deve praticamente buttarmi giù Garbodor, il che lo può fare tranquillamente con Malamar facendo due volte testa. Adesso noi ci affideremo al culo e faremo in modo che non esca due volte testa. Come volevasi dimostrare, raga, non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Ah, vedi, sta cosa è interessante. Allora, raga, fatemi sapere nei commenti che cosa, tra virgolette, ho sbagliato. Io comunque sta serie mi diverte un sacco, perché alla fine mi alleno a creare mazzi, anche se non sono tanto capace. E ovviamente poi arriva la parte dello spacchettamento. Quindi è fighissima, raga. Quindi, ragazzi, per questo video è tutto. Abbiamo creato un mazzo di Garbodor che a quanto pare non ha girato, ma comunque è solo la prima partita. Magari poi in futuro ne farò altre e vedrò cosa migliorare e cosa mettere e cosa togliere. Ma comunque, ragazzi, in questo video abbiamo trovato delle robe meravigliose nello spacchettamento e quindi posso ritenermi soddisfatto, anche se ho fallito miseramente la sfida. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate ed iscrivetevi al canale. Raga, mi sono comprato un anello nuovo meraviglioso. Cioè, raga, non so se si vede, ma è tipo di Batman, tutto nero col simbolo di Batman argento, un qualcosa di meraviglioso. Io volevo mandare un bacio al capitano mio, veramente capitano. Un bacetto pure per te. Vi mando un abbraccio a voi. Spero che questo video vi sia piaciuto e questa serie vi continui a piacere. Noi ci vediamo direttamente con il prossimo video. Bella, regà!